Ciao a tutti, bentornati. Come sempre siamo qui a spacchettare la nostra beauty box di Look Fantastic, questa volta del mese di agosto. Ho tardato un pochettino prima di girare questo video, mi è arrivata qualche giorno fa, però presa dagli impegni non sono riuscita appunto a girare il video. È ritornato finalmente il Deplian presente all'interno della box, che io trovavo comodo e anche utile, dove come già sapete trovate all'interno tutti i prodotti che troviamo all'interno della box, dove c'è anche, viene anche spiegato bene il prodotto e tutto quanto, dei consigli anche di altri prodotti che si trovano appunto e sono reperibili sul sito di Look Fantastic. C'è anche uno spoiler del mese prossimo, quindi della box di settembre, dove c'è un prodotto di Elemis, che tra l'altro io trovo un brand molto valido, ed è un Pro Collagen Marine Cream, quindi una crema anti-age, interessante. E poi nulla, ci sono tutti dei consigli, quello che potete trovare, molto interessante. Io trovo che sia molto, molto utile e molto anche, sì, diciamo interessante. Anche questo mese Beauty Box, cioè la Beauty Box di Look Fantastic è stata divisa in due tipologie di box. All'interno prevalentemente i prodotti sono quasi tutti uguali, se non per qualche prodotto, penso per un prodotto massimo due. Si diversifica, ma fondamentalmente come brand siamo sempre lì. Vi faccio vedere innanzitutto la panoramica, come sempre, della box. Il colore tra l'altro molto bello, questo arancio corallo abbinato a questo rosa, molto molto bello. La panoramica generale è questa qui, come sempre i sei prodotti presenti all'interno. Il primo prodotto che mi capita sotto mano è questo prodotto qui di questo brand, la Ahava, non conosco questo brand, mi è completamente nuovo, ed è una crema corpo, si chiama la Deep Sea Water Mineral Body Lotion, baciata dal sole. La profumazione, l'ho già applicato, è molto buona, promette di idratare e levigare molto la pelle e a sua volta anche di rinfrescarla. La profumazione è molto buona, non dovrebbe avere, no, non è colorata, nel senso non dà quella luminosità, perché mi dice baciata dal sole, quindi potrei pensare che magari mi dona quell'effetto luminoso, probabilmente sì, non lo so. Il formato è da 40 ml, quindi comoda anche da viaggio, soprattutto, cosa che su tutti i prodotti presenti all'interno delle box, la cosa comoda è proprio questa, perché ci sono tutti questi prodotti mini size comodissimi da portare in viaggio. Altro prodotto presente, sempre un prodotto per il corpo, è dell'azienda della Mio. Io ho trovato anche una box precedente, una crema corpo. Questo qui invece è un gel doccia, dovrebbe essere un gel doccia dopo sole, ha un aroma molto agrumato, dovrebbero essere fiori d'arancio, infatti si sente parecchio. Dice di donare una lucentezza particolare alla pelle, non ha ingredienti, ha soltanto ingredienti naturali all'interno e dona una pelle dorata, ecco, pur essendo non una crema ma un gel doccia. Mi piace anche la profumazione, molto forte. Se non amate la profumazione all'arancia potrebbe non piacervi, però comoda, piccolina. Questa qui invece è da 30 ml. Poi altro prodotto, questa volta make up, anzi no, sì, diciamo facciamo make up, è un mascara della Eyeco. Io di questo brand, lo scovolino è interessante. Io di questo brand in un'altra beauty box ho trovato il mascara per sopracciglia con cui mi ci sto trovando bene, che lo sto tuttora utilizzando. Questo qui invece è un mascara in mini size da 4 ml, dona volume e super resistente all'acqua, quindi dovrebbe essere waterproof. Questa cosa non mi convince, perché tutti i mascara waterproof fanno ovviamente sempre fatica ad andare via nel momento in cui andiamo a struccarli, quindi questa cosa non mi fa impazzire, però ha un effetto drama e volume, anche perché ha questo scovolino incurvato, quindi dovrebbe essere soprattutto riempitivo e quindi volumizzante piuttosto che allungante. Lo proveremo, anche perché essendo piccolo è comodissimo anche da portare dietro.
Per invece come skincare, questa cosa è molto interessante, sono molto contenta di averla trovata. È un prodotto per il viso di Caudalie ed è un siero è un anti-age per tutti i tipi di pelle. Questo siero viso dovrebbe andare a schiarire l'incarnato e a togliere tutte le macchie presenti sul viso. Dovrebbe avere come ingredienti una vitamina C, se non erro, mi era sembrato di aver letto una cosa del genere. Si può applicare mattina e sera prima di applicare la crema. Avevo letto da qualche parte che avesse all'interno della vitamina C, comunque dovrebbe esserci acido glicolico che va chiaramente a schiarire. L'acido glicolico va a schiarire la pelle e ad eliminare le macchie presenti sul viso. Interessante, sono contenta di averla trovata. Mi sembra la consistenza molto cremosa piuttosto che il classico siero gelatinoso, cremosa ma molto leggera, che diventa quasi un gel. Di primo impatto sembra cremosa e poi diventa molto più acquosa come consistenza. Molto contenta, soltanto però 10 ml, scendiamo sempre di più. Poi, altro prodotto beauty, make-up, è della Bella Pierre, è un blush. Della Bella Pierre ho provato solo, fino ad ora, sempre all'interno di una box di Look Fantastic, una palette occhi molto carina, molto estiva. Questo blush è un mineral blush color amaretto. Andiamolo a vedere, le mani un po' che mi scivolano. Il colore mi sembra un po' sull'arancio marroncino, se riusciamo a togliere la pellicola ce la farò, ma l'avranno attaccato con l'attac secondo me, addirittura tutta questa fatica e difficoltà. Ce l'ho fatta, è mezz'ora che sono qui a cercare di staccare sta pellicola. Vabbè, allora il colore, ribadisco, mi sembra allora un pescato quasi tendente al marroncino con delle perlescenze, una sorta di pescato. Proviamo a metterlo qui e vediamo. Sì, con delle micro perlescenze, non so se si riesce a capire, a percepire dalla fotocamera, si intravede. Mi piace perché l'abbronzatura secondo me sarà molto molto carino. Bene, sono contenta di questo blush. Infine, per terminare, c'è un prodotto per capelli, un prodotto della Percy and Reed, non conosco neanche questa azienda, ed è un prodotto, non posso sentire la profumazione perché è sigillato, è un prodotto prevalentemente per lo styling, o meglio è consigliato utilizzarlo. Oddio, anche qui devo sentire la profumazione, buona. Consigliato applicarlo a capelli tamponati o diciamo umidi per evitare un effetto crespo. Addirittura promette di mantenere i capelli meno crespi possibile per 72 ore. Ottima questa cosa, e consiglia anche per avere un effetto ancor più effetto styling, con uno styling più definito, si può anche utilizzare una volta asciutti i capelli con una noce di prodotto, quindi pochissimo prodotto, per definire magari le lunghezze e le punte. Interessante, I believe in miracles, insomma. Quindi interessante, quindi è un balsamo per capelli, un balsamo, è un prodotto per lo styling. Io sto utilizzando quello della Kerastase soprattutto per come termoprotettore. Questo non lo so se va bene anche per proteggere i capelli dal calore, non me lo dice, insomma, qui promette soltanto di mantenere il capello meno crespo possibile. Il prodotto è questo qui. Interessante anche questo, nella versione dell'altra box invece, sempre per capelli, non c'era questo prodotto ma una mousse per dare volume ai capelli, se non ho capito male, quindi una sorta di schiuma per capelli. Box di agosto, ve l'ho mostrata tutta, ditemi che ne pensate, io mi ritengo abbastanza soddisfatta, bene o male,
Anche se di, secondo me, di gel doccia ne stanno mettendo uno in ogni box, direi anche basta. Va bene, ne abbiamo, li stiamo collezionando, però secondo me non sanno che mettere, ci appioppano, giusto per aumentare, per mettere un prodotto in più, mi appioppano puntualmente questi gel doccia che... Insomma, vabbè, sì, li portiamo in viaggio nel beauty, va bene. E comunque, a parte tutto, il resto abbastanza apprezzato. Vedremo anche se rientreranno nei preferiti del mese. Se non siete iscritte, iscrivetevi al canale. Se vi fa piacere, mettetemi un like al video. E niente, vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!